Il 23 settembre del 2021, la celebrazione eucaristica delle 11:30 nella festa di San Pio da Pietrelcina è stata celebrata da Monsignor Emil Paul Cerrig, nunzio apostolico in Italia e San Marino. Nella sua omelia ha tratteggiato alcuni aspetti della figura e della spiritualità di Padre Pio, che negli alti e bassi del suo pellegrinaggio terreno, da frate umile, obbediente e saggio, non si è mai gloriato dei doni ricevuti, cercando sempre, nella sua esistenza marcata anche dalle sofferenze, di essere segno e testimone della gloria del Signore. Il Papa vi invia la sua benedizione apostolica e chiede il favore di volerlo ricordare nelle vostre intenzioni, soprattutto oggi, in questo luogo di preghiera e di devozione. Noi tutti siamo arrivati da diverse provenienze, come pellegrini fiduciosi che, per l'intercessione di San Pio, le nostre necessità siano presentate al trono della gloria di Dio. Negli alti e bassi del suo pellegrinaggio terreno, il nostro santo, frate umile, obbediente e saggio, non si è mai gloriato dei doni ricevuti, cercando sempre nella sua esistenza terrena, marcata anche dalle sofferenze, di essere segno e testimone della gloria del nostro Signore Gesù Cristo, che ha saputo incontrare nell'intimità del suo cuore, ma anche nelle sofferenze fisiche del suo corpo. Come per il profeta Geremia, che abbiamo ascoltato nella prima lettura, così anche per il padre Pio, l'unico motivo di gloriare consisteva nell'umile riconoscimento attraverso le vicissitudini di ogni giorno della grandezza e della bontà di Dio, perché Gesù, che ha incontrato sin dalla sua gioventù, è stato sempre l'unico suo bene. E Padre Pio ha trovato e sperimentato, soprattutto nella croce di Cristo, con la quale si è identificato e che è diventato il suo unico vanto, l'espressione sublime di questa gloria di Dio. Come San Paolo e tutti i santi, egli ha vissuto per essere nuova creatura, dono di Gesù Cristo morto e risorto, al quale, al fine di ottenere l'immortalità e la corona della vita eterna, non soltanto per sé, ma facendosi intercessore e pellegrino per l'intera umanità. Fratelli e sorelle in Cristo, oggi arriviamo ai piedi di questo altare e all'ombra dell'albero della vita e della salvezza, che è la croce di Cristo, che San Pio ha abbracciato ed usato come arma di combattimento contro il diavolo e il male. Nessuno potrà mai conoscere il numero delle persone che hanno trovato aiuto e consolazione attraverso la sua forte e continua intercessione. La sua forza è stata la fede nel Dio amorevole e misericordioso, che vuol bene anche al peggior peccatore. Come pellegrino alla ricerca di Dio, il nostro santo ha trovato nel cuore della Chiesa la sua casa. Ha scoperto e vissuto il mistero della Chiesa come corpo di Cristo, nel quale batte il cuore stesso di Gesù risorto, l'amore eterno. Vivendo al cuore della Chiesa, San Pio ha potuto raggiungere gli uomini e donne di tutto il mondo. Perché chi sta al cuore comunica con tutto il corpo. Così è stato capace di farsi pellegrino al cuore di Gesù, a favore di coloro che chiedevano il suo aiuto. E vivendo al cuore dell'amore divino,
ha avuto la grazia, parafrasando le parole di Papa Francesco, di commuovere il cuore stesso di Dio, presentando le sofferenze e i peccati degli uomini e donne che facevano strada con Lui e che hanno incontrato il volto misericordioso del Padre. E l'hanno trovato in ciò che il santo de Pietrelcina ha saputo vivere e testimoniare, nell'ascolto, nella misericordia del sacramento della riconciliazione, nella testimonianza del silenzio, nei suoi occhi capaci di leggere i cuori e nelle sofferenze dei tanti ammalati che trovavano nelle piaghe di Cristo impresse nel suo corpo, di frate e di uomo e di sacerdote, un segno di vicinanza e di consolazione. Care sorelle, cari fratelli, impariamo da San Pio a metterci sempre in cammino, a vivere al cuore della Chiesa, facendoci pellegrini e missionari lì dove il Signore ha deciso di far germogliare i frutti della nostra vita. Ma una volta in cammino scopriremo anche che il vero senso ultimo della vita e della nostra esistenza pellegrina non sono la carriera, la ricchezza e il potere, ma la ricerca del regno di Dio, perché se possiamo il regno, cioè il Signore risorto, tutto il resto ci sarà dato in più. Così ci insegna San Matteo. Se questa sarà la nostra direzione di marcia, dolcezza e leggerezza saranno i nostri compagni di viaggio, come ci ricorda il Salmo cantato oggi. E il Signore sarà sempre innanzi a noi perché i nostri passi non possano vacillare e ci indicherà il sentiero della vita, gioia piena alla sua presenza. Fratelli e sorelle, per raggiungere questa meta bisogna riprendere ogni giorno la nostra croce, piccola o grande che sia, senza scoraggiarsi. Questo luogo santo e la sua storia di grazia ci animano a continuare il nostro cammino con fede e speranza. L'esistenza terrena di Padre Pio rappresenta un viaggio umano e spirituale a cui tutti noi possiamo fare riferimento. La sua consacrazione a Dio e il continuo dialogo intimo con Lui, la coraggiosa lotta con le sofferenze fisiche e con tutto ciò che è nemico del bene, i momenti della consolazione, dell'incomprensione, dell'obbedienza e della solitudine, lo sguardo costantemente rivolto agli ultimi nel corpo e nello spirito, sono tutti elementi che ci possono accompagnare nel nostro percorso di vita, riassicurandoci che non saremo mai soli, perché sull'albero della croce già germoglia il fiore della risurrezione. Cari fratelli, care sorelle, preghiamoci affinché l'intercessione di San Pio, l'esempio della sua vita, i suoi insegnamenti e la sua testimonianza di uomo e di religioso dirigano i nostri passi verso il Signore, pastore e guida, che ci viene incontro nelle tappe della nostra esistenza e ci attende lì, dove troveremo la gioia e la speranza che non avranno fine. Così sia. Amen.